Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vlog. Allora, sono le 10 alle 9, devo fare la svelta perché devo uscire a fare degli acquisti. Oggi è sabato 3 agosto e stasera ho un mercatino a Durago d'Oglio e meno male c'è una bella giornata perché stanotte c'è stato il temporale, anche ieri c'è stata veramente bruttissima, avevamo paura che arrivasse anche la grandine, invece fortunatamente è andata bene. Infatti abbiamo preso tutte e tre le macchine e le abbiamo portate in garage perché avevamo appunto paura della grandine, del bruttissimo tempo perché davano veramente allerta meteo. E niente, ho già preparato un po' di scatole giù da basso così Tiziano a lavorare, quindi appena torna pranziamo, poi carichiamo tutte le cose in macchina e poi partiremo per Urago, anche perché ci vuole circa un'oretta da qua ad arrivare, mi ha detto mio marito, e magari vi riprendo anche un po' di mercatino e incrociamo le dita perché è tantissimo tempo che non faccio mercatini. E ci ho dato dentro a preparare un po' di orecchini, braccialetti, collanine, speriamo che piacciono, però io adoro fare i mercatini, quindi come va, va. E poi sarà bello perché ci sarà la musica, ci saranno i giochi per i bambini, ci saranno gli stand gastronomici, per cui sarà una cosa carina e forse verrà anche mia sorella con... Scusate, ma non riesco più a tenere il telefono, mi fa male il braccio. Stavo dicendo che forse verranno anche a trovarci mia sorella con mio cognato e mio nipote. Speriamo così anche i bimbi potranno giocare perché i bambini vogliono venire con noi al mercatino. Adesso vado a prendere un po' di affettato così perché ci prepariamo dei panini. Prenderemo sulla borsa termica anche perché non avrò molto tempo di andare in giro per gli stand gastronomici di sicuro. Quindi preparo qualcosa così al sacco, al volo da prendere su. E qualcosa da bere, poi dopo, vabbè, ovviamente se avremo fame andrà mio marito a prendere qualcosa e speriamo bene. Fatemi tanti auguri e niente, io adesso vado perché devo andare stamattina devo andare in farmacia a prendere alcune cose e vabbè, gli affettati e poi devo passare un attimo al supermercato per prendere l'ammorbidente e altri due o tre prodotti. Adesso vediamo se trovo quello che volevo prendere. Ci vediamo dopo. Allora, sono con la macchina dei miei. Aspettate perché la nostra ha preso su Tiziano per andare a lavorare. E devo ricordarmi di schiacciare la frizione perché la nostra è automatica, ha il cambio automatico, quindi... E poi non so dove mettere il telefono, come vedete. Allora. Infatti non durerete tanto, lì sopra per me il telefono cade. E questa è bella piccolina, quindi anche da parcheggiare, comodissima. Ok, adesso andiamo. Faccio subito farmacia, così sono a posto, e supermercato. E poi spengo il telefono perché... un po' cadete. Ci vediamo dopo. Ciao. Eccomi di ritorno. Sono stata al supermercato e sono andata in edicola. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato. Perché qualche giorno fa avevo visto che c'era un rossetto della Essence nel giornale Silhouette, solo che avevo paura di essere troppo in ritardo perché io continuo a rimandare, poi dopo passa la settimana e ovviamente non lo trovo più. E invece l'ho trovato, però c'era solo due colori purtroppo. Cosa? Sì. Fra poco arriva GTA perché l'ho ordinato. Allora, GTA 5 è un gioco che voleva Mauro per la PlayStation 4. Noi l'abbiamo ordinato su Amazon l'altro ieri, dovrebbe arrivare stamattina, ce lo dà in consegna oggi. Vediamo se arriva, ok? Sì, vediamo. Allora. Adesso vi faccio vedere il rossetto e siccome non mi ricordavo che giornale fosse, ho detto a quella dell'edicola che c'era il rossetto della Essence, solo che lei non sapeva quale fosse, mi ha fatto vedere che c'era anche Too Style.
con dentro il lip gloss della Catrice. Io non ho mai provato i prodotti Catrice, mi hanno detto, so che sono buoni, ho visto diverse recensioni, ci sono delle mie amiche che li usano, dicono che sono veramente buoni, non so quanto possa costare, ma comunque io l'ho pagato. Se vi interessa, Too Style è del 30 di luglio, per cui di pochi giorni fa, più il lip gloss ha solo 1,50 euro, mentre Silhouette con Essence l'ho pagato 2,50 euro con rossetto liquido. Adesso vi faccio vedere, perché di quelli della Catrice ne ho presi due, già che c'ero, e ne ho preso, mentre invece quello della Essence solo uno, perché gli altri colori non mi piacevano tanto, quindi quei pochi che erano rimasti non mi piacevano, ho preso questo. E adesso vi faccio vedere. Allora, questo è Silhouette e l'ho pagato 2,50 euro con il rossetto. Adesso vi faccio vedere. Io ho preso questo colore, così. Vediamo se mette a fare. Comunque, vabbè, Vibrant Shock. Ed è questo marroncino. Non so, ecco, forse riesco a aprirlo un attimo per vedere com'è. Non cadere, è chiarissimo, un nude, mi piacciono tantissimo questi colori. Poi, mamma, che profuma, un profumo buonissimo. Senti, Giorgia, è vero? La Giorgia sta preparando i braccialetti con gli elastici da vendere stasera al mercatino, vero? Allora, questo, poi dalla Catrice invece ho preso questo, che è chiarissimo, proprio solo per lucidare, e questo, vediamo, così mi piacciono, poi per l'estate sono bellissimi, poi li prendo. Scusate, ma ogni tanto si spegne, c'ho un po' di problemi il telefono. Stavo dicendo che questi sicuramente li prenderò su per andare al mare. Questo è il color, scusate, Holy Moly, vediamo perché non mette a fuoco. Sì, ok, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Niente, non mette a fuoco, così. Perché mi dà auto, scusatemi, comunque. Eccolo lì, 0,50, Holy Moly. Questo invece è lo 0,80 Liquid Stardust. Questo qua potrei usarlo anche te, Giorgia, mi sa, perché è solo luce da labbra, guarda che bello. Bello. Bellissimo. Di nuovo si è spento. Allora, poi cosa ho preso? Qua ci sento gli affettati per preparare i panini per stasera. Farmacia. Poi ho preso la candeggina, perché mi serviva, ero senza, vabbè, i tovaglioli, poi ho preso due bottiglie di bibite per stasera, questo qua è per Maurino, il tè, perché lui beve solo quello, le cose gasate non le beve, la coca, poi vabbè l'acqua. E niente, qua ho tutte le cose, guardate lì che casino, che devo prendere su per il mercatino. Niente, adesso vado a mettere gli affettati in frigo e sistemare la spesa e a mettere via i miei rossetti. Allora, volevo farvi vedere i rossetti, i lip gloss swatchati, non so se si vede bene con questa luce, vediamo andare lì. Allora, il primo è quello di Essence, mi piace tantissimo, ma anche gli altri due mi piacciono moltissimo. Forse qua siamo all'aperto, insomma. Quello in mezzo e l'ultimo sotto sono quelli di Catrice. Comunque, mi piacciono tantissimo, sono troppo contenta, anche perché il prezzo ne vale veramente la pena. Adesso mando subito il messaggio alla mia sorellina, così glielo dico che anche a lei piacciono le cose della Essence e la avviso subito. Thank you.
mancano 10 minuti alle 4 e noi per le 5 dobbiamo essere là, così poi montiamo il tutto e poi vi faremo vedere il nostro banchettino, vero Giugi? Vero Mauri? Abbiamo il tavolino di sopra, meno male che Mauri ci sta sotto giusto giusto, poverino, non ce lo ricordavamo così grande perché è tantissimi anni che non facciamo mercatini e non ci ricordavamo che il tavolo fosse così grande. Vero amore? Prossima volta montiamo le cose sopra il tetto, va bene. Ci vediamo dopo, ciao! Stavo facendo le linguacce. Siamo arrivati, sono 6:30, siamo arrivati già... praticamente alle 11. No, alle 4:30, eravamo in anticipo, abbiamo dovuto aspettare. Perché lei e poi abbiamo detto, già messo giù. Detto che ci mettevamo... No, tu me l'hai detto. Abbiamo già messo giù l'esposizione, adesso vi faccio vedere. Non è grandissima, però va benissimo per iniziare. E poi vi faccio vedere, perché qua in parte c'è un ragazzo che fa la granita e... la gratta al momento, adesso vi facciamo vedere, perché prepara la prima granita, la prepara Pier Mauro, vero? Sì! Lui è Marco, guardate che fa la granita, la gratta checca! Guarda che bello! No, bellissimo! E poi c'è questa fantastica bici. No, bello, guarda, adesso la prepara per Mauro. Come ti chiami? Primo. Mauro. Piantoni. Guarda. No, dopo la voglio anch'io e dopo cena sicuro vengo per la prendo anch'io. Poi mi hai detto che hai l'anice, quindi... Grazie. È il top. A te. Coca-Cola. Alla Coca-Cola. Un pochettino di ghiaccio, ci sta ancora. Buono, quello che si sgranocchia proprio, quello che piace a me. Il mio consiglio, prima usa il cucchiaio e poi la cannuccia, ok? Capito Mauro? Prima il cucchiaio e poi la cannuccia. No, è fantastica. Uno. E due. Sì. Grazie Marco. Ciao! Ciao! Allora, mi vedete con gli occhi lucidi, sono emozionatissima. Sono qua al mercatino, è venuta a trovarmi la Mari, che mi segue sul canale, mi segue su Instagram. Cioè, non ci credo, sono troppo felice. Mamma, mi viene da piangere. Cioè, non... Scusatemi, ma sono contentissima. Ha riconosciuto anche la Giorgia. Ci ha portato un regalo. Mamma, scusatemi, cioè sono... Mari, cioè, sei fantastica veramente, è venuta con suo marito, una persona... Sono due persone squisite veramente, ci hanno portato un regalino, poi magari vi farò vedere bene cosa c'è dentro, perché lei ha visto sul canale che a me piace la lavanda e poi magari lo apriamo, dopo lo apro e vi faccio vedere cosa c'era dentro. Però sono troppo felice. Cioè Mari, davvero grazie mille, grazie di cuore. Purtroppo non ha voluto fare una foto perché è timida, però sono troppo felice. Mari, un bacione a te, tuo marito, tutta la tua famiglia, sei una persona stupenda, grazie mille. Qua si lavora. Anche la Giorgia lavora.
si lavora e si mangia la granita di Marco. Sorella, perché io tanto parlo di te, loro non ti hanno mai visto. Saluta. Sono quella più bella. Ma la prima esce sempre meglio, la seconda. E il terzo è uscito benissimo, quindi sono la sfigata di mezzo. Ciao. Ciao. È mezzanotte, qua si lavora ancora e c'è chi dorme. Poverini, dai, tra poco smontiamo e ce ne andiamo. Allora, siamo appena rientrati, è 1:30 e è stato proprio bello, mi è piaciuta questa fiera, questa notte bianca. I bambini si sono divertiti tantissimo, soprattutto Mauro, perché c'erano i gonfiabili, è salito sui quad, è andato a mangiare le patatine, poi c'era il tributo agli 883, è andato a ballare. Ne fate di ogni, insomma. E io e Giorgia abbiamo creato, perché anche lei ha creato. E poi bellissimo, perché è venuta Mari, come vi ho detto prima, a trovarmi e ci siamo conosciute. È stato davvero bellissimo. L'unica cosa di cui mi sono resa conto, Mari, perdonami, ma sono stata maleducatissima. Tu mi hai portato un regalo e io non l'ho aperto, ero talmente emozionata e contenta che non me ne sono resa conto, mi sono resa conto dopo, cioè adesso nel venire a casa ho detto ma non l'ho aperto con lei, scusami tantissimo. E comunque mi piace tutto, è bellissimo, grazie davvero, e farò vedere, magari domani vi faccio vedere che cosa mi ha regalato. Io ti ringrazio ancora tantissimo e mi ha fatto davvero veramente davvero tantissimo piacere conoscere te e anche tuo marito. Siete due persone splendide, io vi saluto tutti e vediamo se riesco a vloggare ancora un po' domani, ok? Vi mando un bacio e adesso vado a struccarmi e poi vado a nanna perché sono stanca. Ciao a tutti! Buongiorno, è domenica, abbiamo fatto colazione, stiamo cercando disperatamente una brioche per mio marito, perché Tiziano se non fa colazione gli viene il mal di testa e comincia a rompere, quindi la sto cercando disperatamente, anche perché a lui non è che va bene tutte le brioche, ce ne sono solo alcune che gli piacciono, c'è proprio l'impasto, effettivamente alcune fanno veramente schifo. E poi stiamo aspettando di andare a pranzo con mia sorella, mio cognato, i genitori di mio cognato, i nonni, vero? E niente, facciamo un bel giretto e speriamo di trovare la brioche. Ciao! Ho trovato la brioche, mio amore, finalmente! Dov'è Maurino? È là che... oh no, in mezzo ai tavoli! Thank you.
No, no, io ho trovato. Ah, dai, devi fare anche alzare i campioni. Per andare a... Per andare a... Dov'è? Grazie, benvenuta. Però qualche giorno ne vedo a posto. Che bello il colore di queste tovaglie. Bellissimo questo posto, guardate, si vedono le torbiere, il lago. E siamo proprio qua fuori a mangiare. Si sta benissimo oggi. Qua producono loro le marmellate. Allora, siamo tornati a casa da poco, adesso sistemo tutte le cose del mercatino che non ho sistemato ieri sera. Siamo andati al foresto con mio cugino Atene, comunque quello lì è GTA, è la Giorgia, mia sorella che non sta completando la missione perché sempre prima c'è una missione. Ecco, allora, ho tutto incasinato, adesso vado a sistemare e poi andiamo giù a prendere le valigie perché tra... una decina di giorni andiamo al mare, ma io voglio cominciare a mettere dentro almeno i salviettoni, le cose che comunque non usiamo qua a casa, le cose proprio da spiaggia, e così mi porto avanti e basta. Per questo vlog è tutto, io vi saluto e vi mando un grosso bacio, spero che vi sia piaciuto. Ciao.